Caffè 24, Radio Genius e FIASP presentano Podismo Informato. Buonasera amici e bentrovati a questa puntata di Podismo Informato di sabato 13 aprile. Come ogni settimana noi andremo ad affrontare e a parlare di alcune manifestazioni che si svolgeranno all'interno della nostra provincia ed all'interno del Veneto. Abbiamo selezionato per questa giornata tre importanti manifestazioni. La prima in provincia di Padova, quella di Villa di Teolo. Abbiamo tra le altre cose come ospite telefonico Matteo Grassi, uno degli organizzatori. Ciao Matteo, buona serata. Ciao a tutti, buona serata. La famosa traversata dei Colli Euganei, come dicevo, che è una manifestazione misto collinare tra le più importanti sicuramente del Veneto. Vado a citare, prima di soffermarmi con più attenzione sulla traversata dei Colli Euganei, altre due manifestazioni nel Vicentino, questa volta la prima a Vicenza, nel comune di Lonigo, la Strapalladio di 6, 12 e 21 km con partenza dalle 7.30 alle 9.30 e un'altra, sempre nel Vicentino, a Marostica, la Marcia del Beato di 4, 7, 13 e 21 km con partenza questa volta dalle 7.30 alle 10. Bene Matteo, a noi. Parliamo ora della traversata dei Colli Euganei, come dicevo, con partenza da Villa di Teolo dalle 8 alle 8.30 con due percorsi, il primo di 21 km, il secondo di 42. Va sottolineato anche che questa manifestazione da qualche tempo propone il mini trail di 2,5 km e la Junior TCE di 4,5. Matteo, descriviamo un po' queste gare, partendo magari dalla quasi mezza di 21 km per poi parlare delle altre. Va bene, noi abbiamo questo programma ormai abbastanza articolato e consolidato negli anni, nel senso che la traversata dei Colli Euganei nasce 35 edizioni fa, ma ormai sono un po' di anni che proponiamo anche la mezza traversata, sono appunto 21 km, e che sta prendendo sempre più piede, un po' perché magari è più facile affrontare, un po' più alla portata di tutti, affrontare 21 km, un po' perché magari piace proprio il percorso un po' più breve, un po' più concentrato e che riassume e che tiene insomma i tratti più caratteristici e anche un po' più interessanti del percorso intero. Quindi la 21 km avrà la partenza alle 8.45 di domenica mattina, domani mattina, e quindi prevediamo, insomma, ci sarà un clima come previsto nuvoloso, speriamo che non piova, insomma che le previsioni mantengano questa previsione di clima fresco ideale anche per una buona prestazione. Il percorso è abbastanza impegnativo, nel senso che comunque nei 21 km presenta 1200 metri di dislivello e quest'anno l'abbiamo ulteriormente, tra virgolette, inasprito perché abbiamo tolto 2 km di asfalto da Castelnuovo fino a scendere alla trattoria al Sasso e abbiamo quindi sostituito la striscia d'asfalto con un bellissimo sentiero che permette anche di passare per i famosi denti della Vecchia, che sono una delle formazioni rocciose più caratteristiche dei Colli Euganei. I tratti più impegnativi verranno attrezzati dal soccorso alpino con delle funi per agevolare le discese, non c'è nulla di pericoloso ovviamente, però insomma, bisogna prestare un po' di attenzione e per chi magari si sente un po' più in difficoltà, appunto, c'è la possibilità di rimanere attaccato alle funi e quindi procedere con più calma. Mentre e con Matteo, la 42 km che dislivello? La 42 km ha un dislivello complessivo di 2000 metri, quindi si capisce che il rapporto, essendo doppia la distanza, ma non è doppio il dislivello, quindi ha una parte centrale un po' più corribile. La 42 km si differenzia dalla 21 perché una volta arrivati a Castelnuovo si prosegue in direzione sud, costeggiando il Monte Venda, poi si va a toccare Monte Fasolo, Villa Beatrice d'Este, poi si ritorna per Vendevolo, Venda, e ci si ricongiunge al percorso della 21 proprio all'altezza della trattoria al Sasso.
quindi ha una parte centrale un po' più esposta verso il sud, nelle annate soleggiate la parte è un po' più calda, ma domani appunto non avremo questo problema e gli atleti potranno correre. Non ci sarà questo rischio, non ci sarà questo rischio. Il fondo dovrebbe essere ideale perché le piogge di questi giorni hanno risolto il problema del troppo secco, che per noi è sempre una preoccupazione perché le discese sono molto più pericolose quando sono troppo asciutte, certo, rispetto a quando sono un po' bagnate, dove appunto rimane un po' più, il terreno diventa un po' più facile. Anche la polverosità immagino che sia un problema, esatto, poi. Esatto. Senti, quindi, Matteo, parlando poi della mini trail e del junior trail. Quindi appunto per completare un po' il quadro del programma, non ho ricordato che appunto la traversata dei colli, la PC intera, parte invece alle ore 8, quindi è la prima delle partenze, 8.45 alle 21, come ho già detto, poi ci si sposta alle 9.30 con la Junior TCE, che è questa manifestazione che abbiamo ideato anche qua ormai da qualche anno per i ragazzi, è un percorso di 4,5 km, che si svolge intorno al Monte Sirottolo, un po' in direzione di Parco dei Tigli. È un percorso molto bello, molto, molto vario, dove i ragazzi si divertono parecchio. E una decina di minuti dopo daremo, quindi alle 9.40, daremo via anche la Mini TCE, che è un po' il nostro fiore all'occhiello, è la manifestazione per bambini. Possono partecipare tutti i bambini da 0 a 12 anni. Tante volte abbiamo... appunto ne abbiamo già parlato anche qua in radio, insomma, di questi mini trail, insomma abbiamo partecipanti anche in passeggino o nel marsupio, e poi abbiamo invece dei piccoli atleti che si scatenano e danno spettacolo. Bene, senti Matteo, dei dislivelli abbiamo parlato, quanti distori ci sono lungo i percorsi? Allora, lungo il percorso principale abbiamo 12 ristori, quindi mediamente, diciamo, rispetto alla media dei 5 dei ristori ogni 5 km, nella parte finale li abbiamo anche più frequenti, quindi ogni 2-3 km, perché insomma, per chi conosce un po' il percorso, la parte finale affronta il Monte della Madonna, la salita del Monte della Madonna è una salita che si affronta in mezz'ora, tre quarti d'ora, anche un'ora, le persone più lente, quindi abbiamo un ristoro alla base, un ristoro in cima e un ristoro a metà, quindi c'è la possibilità anche appunto di trovare un po' di conforto. Senti Matteo, una cosa molto importante prima di chiudere: attrezzatura necessaria e soprattutto preparazione necessaria per affrontare questo tipo di manifestazioni. Beh, allora la preparazione, ormai quello che è fatto e naturalmente non è una manifestazione a cui ci si può presentare completamente, diciamo, digiuni da allenamento, anzi serve un discreto allenamento soprattutto per la 42 km ma anche per la 21 per i motivi richiamati prima, e anche un po' di esperienza sui sentieri, perché non c'è nulla di pericoloso, però ovviamente non può essere la prima uscita sui colli della propria vita, insomma deve essere una manifestazione a cui ci si presenta preparati, tanto più che per partecipare comunque è anche richiesto il certificato medico agonistico o di elevato impegno, quindi insomma non è aperta a chiunque. Per quanto riguarda le attrezzature, è consigliato un buon paio di scarpe con un buon grip, ormai se ne trovano ovunque, quindi insomma non è come anni fa che si doveva un po' improvvisare, adesso c'è un'offerta sul mercato che è delle più varie, quindi insomma non risparmiamo i 10 euro sulle scarpe perché poi magari possiamo pagarne le conseguenze. Molto più salate, molto più salate. Esatto, si paga di più in fisioterapista dopo che non di scarpe. Ecco, l'ultima attrezzatura richiesta ed obbligatoria è il bicchiere personale, perché abbiamo eliminato i bicchieri di plastica ai nostri ristori e quindi è richiesto di correre o con la borraccia o con un bicchiere personale. Noi forniamo a chi non ce l'ha un bicchiere di un'ecotazza riciclabile, oppure ci sono tante possibilità anche qua sul mercato per attrezzarsi, oppure va bene anche un bicchiere fai da te, fatto per esempio con un bricco di succo di frutta tagliata, ovviamente svuotato e tagliata la parte superiore. Questa è un'ottima bustina che poi può essere riutilizzata e ripiegata nei pantaloncini comodamente. Matteo, come FIASP, come FIASP Comitato Provinciale, noi stiamo pensando proprio di
modificare l'aspetto di tutte le manifestazioni proprio relativamente all'utilizzo di plastica, riducendo sensibilmente anche nelle marce di pianura l'utilizzo di bicchieri di carta. Quindi sottolineo che questo è un aspetto fondamentale per la tutela dell'ambiente, soprattutto quando si corre o si cammina in parchi naturali di importanza, quale è quello dei Colli Euganei. Matteo, io ti ringrazio del tempo che hai investito con noi, faccio in bocca al lupo a te e al gruppo podistico che organizza la traversata dei Colli Euganei e auguro a tutti i podisti un felice weekend di corse e passeggiate. Buona serata Matteo. Buona serata, grazie, arrivederci. Arrivederci, arrivederci a tutti i telespettatori. Caffè 24, Radio Genius e FIASP presentano Podismo Informato.